Consiglio comunale bloccato da questa mattina a Mazara del Vallo per un problema di forma, possiamo anche chiamarlo. In pratica quello che è successo è che ai consiglieri comunali è stato portato un piano annuale e triennale delle opere pubbliche diverso da quello che è stato approvato in giunta, un errore gravissimo. Ora cosa succede? Sì, effettivamente in Consiglio comunale ci è arrivato un tabulato del piano annuale e triennale diverso di quello approvato in giunta. L'atto è legittimo perché l'atto approvato in giunta è stato quello che è stato pubblicato per 30 giorni nell'albo petrolio, quindi per permettere a tutti i cittadini se c'erano delle opposizioni di farlo. Giustamente quando stamattina gli uffici mi hanno notificato che c'è stato questo errore nella trasmissione di un file, giustamente io insieme ai miei capigruppo ci siamo allarmati appunto per verificare la fattibilità. Infatti in questo momento siamo in sospensione per vedere di trovare quella soluzione che ci permette di andare avanti con i lavori. Il Consiglio Comunale diceva che ci sarà un'inchiesta interna per capire quali sono le responsabilità e di chi sono le responsabilità. Sì, ho chiesto ufficialmente oggi al nostro segretario comunale, che è il notaio della seduta, di aprire un'indagine per vedere colui o coloro che hanno causato questo problema in Consiglio Comunale.